Niente, oggi giornata animali, ho scoperto che mia madre lascia la TV accesa al cane quando esce e non penso il cane la guardi. Cioè, quale potrebbe essere il tuo programma preferito? Nessuno. Lascio questo box domande qui che probabilmente è da settimane, da anni ormai che non metto nelle storie e infatti in pochi si ricorderanno come usarlo. Se vi ricordate, scrivete, altrimenti cazzi vostri. Nelle due punture che ho fatto al Sì. lato qui sinistra, ho messo 2 euro, è rimasta come la calamita, è Attaccata. rimasta E attaccata. secondo lei perché? Non lo so se mi hanno messo un chip così mi controllano. Io e il gatto della mia fidanzata non andiamo d'accordo. Lui detesta me e io detesto lui. Anche perché io questi animali proprio non li capisco. E non capisco neanche chi, come la mia fidanzata, prova a parlarci. Per fortuna io in casa ho un Tu cane. sì che non mi tradiresti mai. Parlare con i cani, questa è la normalità. Mi ami? Penso questo sia un sì. Io conosco molte parole che mi fanno ridere, ma quelle, cioè, proprio più divertenti sono poppe, che è molto divertente, zozzone, molto simpatica, e fotosintesi clorofiliana. Io e il gatto della mia fidanzata non andiamo d'accordo. Lui detesta me e io detesto lui. Anche perché io questi animali proprio non li capisco. E non capisco neanche. Ma chi se ne fotte, no? Cioè, non so che voglia dire sgambato, però partendo dal fatto che la gente giudicherà sempre, come giudichi tu, come giudico io, bisogna riconoscere i giudizi intelligenti dalle stronzate come chi giudica per i vestiti. Amo il disagio, mi nutro di situazioni imbarazzanti, godo quando c'è del disagio, capito? Quindi cerco di ritrovarmici dentro oppure le cerco io proprio le situazioni imbarazzanti, capito?